C'è scritto live, quindi Siamo. siamo ufficialmente in diretta. Quindi a questo punto faccio l'intro. Vai, per la settima Dai, volta. tanto ormai fa riderissimo questa cosa qua, e ormai faccio. Allora, buongiorno a tutti, sono Checco De Giacca di Radio Macello. Dovevo avere una diretta con la persona che vedete alla mia sinistra, o forse vedete alla mia destra, adesso non so come siamo inquadrati sulla diretta, e invece in realtà, causa problemi tecnici di Instagram, sono io che sono ospite di Matteo Portinaro MX, quindi a Radio Macello che è diventato un ospite. Questa diretta a schemi ribaltati è già da un po' che io e Matteo volevamo appunto fare una diretta, quasi un annetto. L'ultima volta era stata fatta, diciamo, per la scomparsa di Emilio Storero, e da allora non abbiamo avuto più trovato un attimo di tempo, mentre oggi volevamo fare appunto per questo anniversario, che adesso ci andrà a parlare Matteo in maniera più esplicita. In memory of Eric, man mano che la diretta va avanti, sta mettendo i pezzi, e La questa facciamo. cosa qua è bellissima. Quindi, in memory of Eric Goebbels, Matteo, mio ospite, io tuo ospite, ospiti vicendevoli. In realtà siamo in campo neutro perché siamo su StreamYard, e poi vedremo come Vediamo, sì. diffonderla ovunque. Introduci appunto un po' questa cosa della puntata che volevi fare in memoria di Eric. Ma allora, grazie per l'invito. Poi ci siamo un po' scambiati la zona, però come dicevi tu, siamo in una parte neutra, quindi va bene così. No, allora, come appunto già annunciato da te, mi sembrava insomma che calzasse a pennello il fatto di poter parlare di Eric, dato che appunto oggi, casualmente, entrambi siamo trovati oggi, e tu, beh, 6 maggio, l'anniversario della scomparsa di The Kid. 875, il primo uomo, primo pilota a essere stato aver conquistato un titolo in ogni cilindrata, e quindi un personaggio che ha cambiato sicuramente la storia di questo sport per tanti motivi. Ha attraversato un decennio perché ha fatto il suo esordio nel 1980, Mondiale 125, e ha concluso poi la sua carriera esattamente poi 10 anni più tardi, nel 1990. Quindi ha attraversato quel periodo d'oro del motocross, cambiandolo, facendo scelte importanti, insomma, è stato protagonista a più riprese e, come detto in precedenza, è diventato il primo pilota al mondo ad aver vinto un titolo in ogni cilindrata, cosa che per l'epoca sembrava quasi, non dico fantascienza, ma veramente molto, molto difficile. E invece lui ci riuscì. E, come ti dicevo prima, lui esordì nel 1980, Mondiale 125. E partì insomma con un ruolo non da poco, compagno di squadra di un certo Harry Evers, e quindi insomma parliamo di un altro emblema, di un altro personaggio storico del cross belga, e da lì appunto iniziò a crescere sempre più, specialmente a quello che era il debutto di Eric, 1980, Mondiale 125 come compagno di Harry Evers. E da lì subito un esordio con grandi risultati, terzo nel Mondiale 125 vinto appunto da Harry Evers, dal suo compagno di team, e 3 vittorie di manche, altrettanti gran premi, e quindi, come dicevo, un debutto non da poco. Aveva 18 anni Eric, ed era però ancora abbastanza un po' pazzerello, ecco, diciamolo in termini un po' fini, un po' più tranquilli, perché comunque era molto irruento nel suo stile di guida. Basti ricordare, ad esempio, che a Montevarchi nel 1980, e questo me l'ha raccontato Maurizio Dolce, insomma, un altro grande del nostro motocross, pur di non far passare Maurizio, probabilmente lo spero no, lo butto fuori, gli impedì di passare, facendolo finire poi sulle reti di recinzione, a riprova del fatto che appunto era molto molto irruento Eric, Determinato, diciamo. determinato e volenteroso di fare bene e soprattutto di vincere, ecco, a qualsiasi costo. E questo esempio poi mi porta direttamente a quanto accadde un anno dopo, 26 aprile 1981, sempre Mondiale 125, sempre Eric tra i protagonisti. E quel giorno, insomma, vabbè, è un aneddoto che è passato alla storia, quello del folle attacco in discesa che fece nella seconda manche del Gran Premio di Germania,
al nostro Michele Rinaldi, quando Michele ormai era avviato verso la vittoria, c'era il discesone finale prima della curva, e niente, lui si gettò proprio con uno scavezzacollo in discesa, c'entrò in pieno Michele, due caddero a terra e vinse quella manche Andreani, che era alle spalle, e Eric poi si giustificò alla fine di quella manche dicendo che era rimasto senza freni e quindi non ha potuto fermarsi. Purtroppo per lui, come si dice così, ero rimasto senza freni. Purtroppo, appunto, un tifoso aveva visto Eric svitare il nottolino del filo dietro, del filo posteriore, e poco dopo il traguardo, lo consegnò alla giuria, lo provarono su Suzuki, era il suo, e poi racconta la leggenda che venne preso in maniera un po' brutale dal fratello Sylvain, che era un grande del motocross, sì, sì. Negli anni, su fine degli anni 70, nei primi anni 70, su fine degli anni 60 e nei primi anni 70, due volte vicecampione della 250 alle spalle di Joel Robert, quindi comunque anche lui una grande istituzione del cross belga. Tra l'altro c'è da dire che i due hanno 17 anni di differenza, quindi insomma una discrepanza non da poco. È stato un grande, insomma, un personaggio che ha dato tanto sia a cross belga che comunque poi anche a Eric, e lo vedremo più avanti. E quindi niente, questo fatto qua fece scalpore per l'epoca. Rinaldi, che comunque è sempre stato un grande signore, non andò oltre, non usò male parole, nel suo speciale che c'è Michele Rinaldi, una vita da campione, lo ribattezzò come un puledro un po' troppo di razza, che dato quello che era capitato era veramente poco, perché comunque Michele era ormai prossimo alla vittoria, vederla insomma gettata al vento così per una cosa che lui non c'è nulla. E fu una bella amarezza, anche perché a fine del campionato quei punti pesarono molto poi nell'economia di un successo che non arrivò per lui, per l'Ilea. Insomma, questo ora da dire. E quindi a riprova questo, di come ti dicevo, del carattere molto irruento di Eric, che piano piano però con l'andare degli anni si diciamo, non dico plasmò, però divenne un po' più caldo, sì, in queste situazioni qua. Nel mondiale dell'81 poi concluse al secondo posto, sempre alle spalle di Harry Evers, il suo compagno di squadra, e poi arrivò il 1982-1983, biennio che lo vide conquistare il titolo nella 125, tra l'altro titoli ottenuti sempre in Scandinavia, il primo nell'82 in Svezia, il secondo nell'83 in Finlandia, sul tracciato di Salo, e c'è un'altra cosa da rimarcare, questo fatto qua invece in generale per quanto ne concerne la carriera di Eric. Eric ha sempre vinto il mondiale con almeno una gara di anticipo, se non con due. Mm-hmm. Non è mai arrivato l'ultima gara a titolo. Cioè a giocarsi punto a punto. È arrivato, ma non l'aveva vinto. Quando l'ha vinto lui, l'ha sempre vinto per distacco. In anticipo. Sì, sì, sì. Credo che sia un punto importante da rimarcare. Come ti dicevo, appunto, due vittorie con Suzuki. Nell'83, dopo insomma una bella lotta con Michele Rinaldi, anche se comunque c'è da dire che Eric quell'anno vinse 15 delle 24 manche in programma, quindi insomma un ruolino di marcia non da poco. Se l'ha vinto però una d'anticipo, vuol dire che comunque esatto e se l'aveva in mano. Sì, tardò un po' di più quell'anno a vincerlo, perché non prese parte al Gran Premio di Spagna, perché si era fatto operare al ginocchio, però insomma niente di così troppo grave, perché tornò subito in pista e ritornò a vincere. E quindi niente, due titoli mondiali nella 125, allorché nell'84, dato anche, c'è da dire, il ritiro dalle competizioni di Suzuki, con il fratello Sylvain decise di passare alla 500, quindi un doppio salto che per l'epoca era una cosa non da poco, ecco, perché passare da essere campione del mondo dell'ottavo di litro a in mezzo ai mostri sacri delle 500, in mezzo a piloti come Malherbe, Thorpe, Carquist, Jobé,
e chi più ne ha più ne metta, insomma, non era cosa da poco, anche se comunque in quei primi anni lui aveva accumulato grande esperienza, questo è fuori di dubbio. E parte bene nel mondiale dell'84, vince la prima manche a Schwanestad come appunto pilota Honda HRC, un quartetto di piloti che era formato da appunto da Gebuhrs, da Torp, da Malherbe e da André Vromans, che comunque era vice campione del mondo dell'82 della 500, quindi insomma anche lui un pilota non da poco, per dire il calibro di quel team. E, insomma, non sono mai stati mondiali facili. No, assolutamente, proprio per niente. Però appunto parte bene, ma si rende conto che strada facendo che vincere non è facile perché appunto la concorrenza è alta. Malherbe quell'anno poi vince il campionato del mondo. Gebuhrs finisce quinto perché nonostante comunque rimanga sempre nelle zone di vertice, questo da dire, vince il Gran Premio d'Olanda, ottiene una bella doppietta ad Halle sulla sabbia, quindi un tracciato molto difficile, piega la concorrenza di Malherbe e di Torp e si riporta in lista del mondiale, ma ad Auspac nel giorno del famoso sorpasso di Joubert a Malherbe, quel doppio salto che anche lì è passato alla leggenda, alla storia del motocross. Eric prova a fare lo stesso, prova il doppio salto, il problema è che quando atterra molto male e si rompe il ginocchio e quindi vede svanire i suoi sogni di conquistare quel campionato del mondo. 85-86 bersagliati da infortuni fisici, soprattutto l'85 dove conclude comunque al terzo posto. Nell'86 si gioca il mondiale fino alla fine, nelle ultime gare ottiene vittorie, va sempre a podio. E poi c'è un aneddoto che forse non tutti ricordano e non è una cosa piacevole sicuramente, non è stata una cosa piacevole per Eric, perché nell'atto conclusivo del Mondiale della 500 dell'86 ad Etterbrook in Lussemburgo, lui si gioca il Mondiale, però nella prima manche, quando sta recuperando dopo un avvio non perfetto, purtroppo si trova davanti all'atterraggio da un salto un tifoso inglese che era scivolato in pista e quindi si giunge all'87 e dopo aver provato per tre volte a vincere il mondiale della 500, cosa fa? Si rende conto che comunque la 250 è salita di livello, vanta piloti di tutto rispetto al via, tra i quali il rivale di sempre, il nostro Michele Rinaldi, Pekka Vekkonen, Gert-Jan van Doorn, insomma piloti di primo ordine. Allora decide di fare un salto indietro, sempre con Honda, passa in 250, vince quel mondiale davanti a Pekka Vekkonen, una bella battaglia quella col finlandese, soprattutto nella prima parte di quel mondiale, e i due sono sempre primo e secondo, poi nella seconda parte di stagione qualche ritiro di troppo da parte di Pekka e qualche vittoria in più da parte di Eric fanno la differenza. Sì, nel penultimo Gran Premio lui riesce a conquistare la matematica certezza del titolo della quarto di litro, ed è comunque un momento di svolta della sua carriera, perché da quel momento lì capisce che allora in quel momento gli manca solo più un mondiale, e quello della 500 magari nella 500 si stava un po' incastrando in quella situazione di non sbloccarsi, così allora il cambio di cilindrata con vittoria così al debutto sicuramente gli ha rimesso in moto tutta una serie di situazioni e di possibilità, di energie. Diciamo che ha dato nuova linfa a Eric, penso che sia andata così, perché comunque aveva bisogno di quella spinta per provare a tornare. Mi ricorda un po' quando Puzar fece la stessa cosa scendendo in 125 così in un momento e riuscendo a ricreare una seconda parte di carriera. Esatto, sì, ci sta calza pennello. E quindi appunto arrivò al 1988 dove tornò alla 500 e l'avvio però di quel mondiale lì non fu dei migliori, pochi punti, difficoltà comunque a ingranare, ecco, fino a quando arrivò il Gran Premio d'Italia, tracciato di Lombardore, l'indimenticata pista piemontese. Mm-hmm. E iniziò ad inanellare una serie di successi e di prestazioni da podio,
che è complice anche, questo da dire, l'infortunio poi di David Thorpe, del rivale, del compagno di squadra, gli permisero di arrivare a Namur con un cospicuo margine di vantaggio nei confronti di Thorpe e anche di Nicol, perché Nicol vinceva poco, però era molto regolare, molto costante, quindi alla lunga arrivava sempre lì, e la sua carriera comunque lo va a testimoniare. E a Namur il 7 agosto 1988 Eric porta a casa quei pochi punti che lo separano dalla vittoria di quel campionato del mondo e diventa Mister 875, il primo pilota al mondo ad aver conquistato un titolo in ogni cilindrata, quindi un fatto di portata storica, perché nessuno all'epoca avrebbe potuto mai immaginare una cosa del genere, e invece Eric riesce in quell'intento, vince il mondiale della mezzo litro, viene portato in trionfo dai, penso, 30.000 più appassionati presenti nella Citadelle, e si gode quel momento che, insomma, aveva sul quale aveva costruito il suo sogno da lontano, partendo da lontano, e che forse anzi l'aveva costruito piano piano. Non so se all'inizio della sua carriera pensava a tutto ciò, però lungo andare, con pazienza, con grande lavoro, ecco, perché qua mi viene da citare una frase di Emiliano Ranieri, che è stato fotografo e giornalista per la rivista Motocross e Motosprint, e che aveva seguito quel periodo lì del motocross, gli anni 80. C'è da dire che una stagione di Eric ne equivaleva a due per un qualsiasi altro pilota. Perché? Perché lui comunque era infantino, no? Venne anche ribattezzato piccolino. Sì, l'immagine di lui sul 500 fa veramente impressione. Sì, fa più impressione di me sul 500, che già sono piccolo, ma Eric è proprio, sembra veramente un fantino su un cavallo di razza, veramente. Franky Dettori. Sì, esatto. Si considera, tra l'altro, quel periodo storico dove le 500 erano veramente difficili da domare, e se pensiamo a Carquist, Jobé, Malherbe, Thorpe, tutti comunque personaggi di una certa stanza fisica, capiamo anche la difficoltà, e quindi per questo che è una frase che secondo me calza a pennello per la situazione, perché lui veramente doveva lavorare ancora di più degli altri per arrivare a quella preparazione per domare quelle grosse 500, però appunto riuscì a farlo nel migliore dei modi, vincendo il mondiale dell'88, come detto. Tra l'altro, a tal proposito, quindi prendo la palla al balzo e porto qua uno di quei cimeli che custodisco con grande affetto, perché comunque questo è il casco di Eric dell'88 con i suoi vari sponsor, Casco Bell, questo qua, Isberg, era una ditta di, aspetta, scusa, sto sbagliando qua, ok, era una ditta di gelati che c'era in Belgio, così, chicca che non c'entra poco, però insomma diciamo che la mettiamo dentro. Per quel cascolino dove ti è arrivato, per curiosità? Me lo sono assicurato in un'asta benefica ormai già 7-8 anni fa, in Italia. Dovrei andare a riprendere un attimo il tutto, però appena l'avevo visto ho detto vabbè, facciamo la pazzia, Eric, quindi l'ho pagato caro. Però siamo arrivati alla fine dell'88, e comunque c'è da dire che dopo aver ottenuto un primato, una vittoria del genere, vuoi non vuoi, comunque un po' scarichi, si arriva alla stagione successiva. 89 che vede Thorpe tornare sul trono della 500. Sì. Ebers parte bene nell'89, vince meno del solito, e soprattutto ha un netto calo nella seconda parte di stagione, nei corpo a corpo, diciamo, con Thorpe, in particolare a Namur 2 agosto 89, con un bel duello tra Eric e Thorpe, sia nella prima che nella seconda manche, però in entrambe le circostanze prevale Thorpe. Nella prima manche vince Lisk nella bagarre per il secondo posto, però è Thorpe a prevalere su Geburs, e nella seconda manche Thorpe vince appunto vince gara 2, si assicura il successo, e poi vince anche le altre prove, anche a Farley Kestrel in casa, e lì si spengono appunto le speranze di Eric di riconfermarsi campione.
Questo però serve a Eric a ricaricare le batterie e a ritornare in forma per il 1990. Eric è in prossimità dei 28 anni, quindi di per sé non è anziano, no? Esatto. Però, e questo lo farà poi presente solo al termine di quella dell'annata 1990, sta pensando al ritiro perché il motocross spesso non è l'età che ti porta, ma sono gli acciacchi, quanto sei consumato. Esatto, e il peso, appunto, come dicevamo prima, delle stagioni si fa sentire, perché il lavoro è importante. E quella stagione lì, il 1990, sempre Mondiale 500, Eric la studia nel dettaglio, ovvero nota una cosa, che dal primo al secondo Gran Premio di quella stagione passa un mese, quindi è davvero tanto, no? Se andiamo ad analizzare, sono 4 settimane. Allora cosa decide di fare? Non vuole partire forte. Nel primo Gran Premio a Valkenswaard lo si vede in pista, ma è molto contratto, non è il Gebursch che tutti conoscono. Fa 2 quinti posti, porta a casa, per carità, 2 risultati nella top 5, lascia sfogare gli altri, e molti dicono, eccolo, è arrivato sul viale del tramonto, non è più lui, insomma, partono le classiche dicerie che possono venire fuori date appunto queste prestazioni. Però è tutta una finta. Perché? Perché avendo studiato bene il calendario, sa che dovrà concentrarsi nella parte centrale, dovrà dare tutto lì, nella parte centrale del campionato. E infatti cosa fa? Parte in sordina, poi a mano viene fuori, vince la prima manche di quella stagione a Bru, in Francia, e da lì è un'escalation, perché poi vince in Finlandia, vince in Italia a Cingoli sotto un caldo terrificante, penso ci fossero stati all'epoca 40 gradi in quella giornata lì, e poi vince in Inghilterra ad Austin Park davanti al rivale di sempre Dave Thorpe, che era passato in Kawasaki, e praticamente si avvia verso la conquista del titolo, secondo in Germania alle spalle di Jackie Martens, vince alla Baldasserona a San Marino, ed è a un'inizia dal vincere del mondiale della 500, dove di nuovo è a Namur, e quindi anche lì si capisce c'è qualcosa di storico che sta per concretizzarsi, perché vincere una volta un campionato del mondo a Namur si può fare, vincerlo per 2 volte vuol dire che sei veramente nella leggenda di questo sport. E infatti il 5 agosto 1990, giorno del 28esimo compleanno di Eric, tra l'altro, proprio per mettere la ciliegina sulla torta, appunto The Kid conquista il successo nella seconda manche e si assicura non solo la manche, non solo il Gran Premio, ma anche il titolo della mezzo litro, 5º successo iridato per il belga, che raggiunge appunto quella vittoria al termine di una grandissima stagione, come detto, partita male e poi che si è delineata invece nel migliore dei modi, un successo anticipato rispetto alla fine del campionato. E a sorpresa di tutti, poco dopo la fine di quella gara lì, comunica che si ritira. Shock in sala stampa, perché non lo sapeva nessuno, ma per nessuno vuol dire veramente nessuno. Se portava a casa il mondiale decideva di ritirarsi, se no faceva un anno in più, e per quello non lo sapeva nessuno. Si vocifera che all'epoca lo sapesse solo il fratello Sylvain e Jukka Pentilla, il meccanico di Eric. Però insomma, ovviamente qua stiamo su quanto viene comunicato e si dice viene narrato dalla leggenda. E comunque appunto decide di appendere il casco al chiodo. Honda prova a fare un'altra offerta importante per farlo rimanere nel motocross, dicendogli: ok, sappiamo che la 500 è impegnativa, prova a scendere di cilindrata attorno alla 250, rimani comunque con noi e provi a portare a casa un altro titolo, che comunque sappiamo la 250 nel 91 poi aveva in pista piloti come Puzar, Parque, Ili, Fanton. Sì, dal momento in cui è diventata la classe regina, comunque. Quindi puoi rimanere vivo, puoi rimanere in mezzo a grandi campioni e dire la tua, però insomma, Eric voleva lasciare da campione, che è secondo me sempre la scelta migliore, cioè lasciare questo ricordo a tutti di
lì, quando sei all'apice, che tu dentro magari lo sai che più di così non puoi dare, però nella storia tu uscirai di scena alla grande. Esatto, esatto, esci nel migliore dei modi alla fine dei fatti, come meglio non avresti potuto. E tra l'altro chiude proprio con un'ultima grande firma, se possiamo dire così, perché nel Gran Premio conclusivo di quella stagione a Glen Helen vince il Gran Premio degli Stati Uniti e imita quanto fatto da un suo connazionale, ovvero da Roger De Coster, che esattamente 10 anni prima si era ritirato nel mondiale della 500, ha vinto l'ultimo Gran Premio dell'annata 1980, lì però era a Dettelbruck, mi sembra, e lui vince l'ultimo Gran Premio di quella stagione, quindi l'ultimo della sua carriera, chiudendo appunto nel migliore dei modi, in un Gran Premio tra l'altro organizzato proprio da Roger De Coster, quindi insomma era un modo per chiudere veramente in bellezza una carriera di proporzioni enormi, se guardiamo tutto, non solo le vittorie, ma anche i record, i primati, quanto era capitato nel corso della sua carriera, con appunto ad esempio il doppio salto nella 500, poi il passaggio in 250, il ritorno nella mezzolitro, insomma tante, tante cose che l'hanno fatto diventare appunto immortale. E tra l'altro c'è da ricordare tipo anche altre affermazioni importanti per Eric nel corso della sua carriera, ad esempio ha vinto per ben 3 volte l'enduro del Touquet, quindi una gara che sappiamo essere molto difficile, molto impegnativa, nell'88, 89 e 90, quindi gli ultimi anni della sua carriera. Una gara da pazzi, se qualcuno la conosce. Abbastanza da pazzi, sì, sì. E quindi si portò a casa anche quelle 3 vittorie lì, giusto per, diciamo, portare a casa altre affermazioni di prestigio. Nella sua carriera, diciamo che è riuscito a fare un po' meno con la compagine belga, ecco, diciamo che al Nazioni non è mai riuscito a primeggiare come, o a fare la differenza come è riuscito nel campionato del mondo, vuoi per sfortune, vuoi per momenti magari meno fortunati e per episodi che non andarono in suo aiuto, insomma portò a casa comunque la Coppa delle Nazioni nel 1983, Coppa delle Nazioni che all'epoca era riservata alla sola classe 125, c'era la Coppa delle Nazioni per la 125, il trofeo per la 250 e il motocross delle Nazioni per la 500 fino all'84, perché poi nell'85 le classi vennero unificate e poi insomma diede vita. Oggi è il motocross delle nazioni e quindi niente, un palmarès che vanta in totale 39 Gran Premi, 74 manche, 5 campionati del mondo, 3 titoli nazionali, 3 enduro del Touquet, una coppa delle nazioni, insomma penso che non si possa dire nulla contro una carriera di così alta levatura, e soprattutto considerando il fatto che Eric, lo ribadiamo ancora, è stato il primo pilota a conquistare un titolo in ogni cilindro. Il triplete, diciamo, chiamiamolo. Sì, il triplete, sì, sì, chiamiamolo triplete, quindi una vita sportiva incredibile, conclusa purtroppo appunto poi, no, la vita sportiva no, poi lui si è ritirato nel 90, e tra l'altro c'è da dire che si parlò di un possibile rientro in pista a fine del 93, però poi insomma anche in quel caso furono solo voci, perché non si concretizzò poi nulla. Eric poi purtroppo è venuto a mancare nel 2018, quando si è gettato, ricordiamo, per cercare di salvare il suo cane nel lago di Mol. Esatto. E aveva 56 anni quando appunto purtroppo non è venuto a mancare, è scomparso. E è stata una grande perdita sicuramente per tutto il motocross belga, perché poi, per carità, Eric si era abbastanza defilato dal mondo del motocross. Sì, era tornato, era con Suzuki, aveva aiutato Sylvain. Sì, sì, però, esatto. Metteva un po' la sua immagine per il fratello, per la questione di aiutarlo nella gestione del team, però sì, effettivamente esatto. Era Sylvain quello che ha sempre mandato avanti il team Suzuki. Sì. Sì, 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 lui sicuramente dava un apporto anche a livello di esperienza, e questo sì. Però non più di quello. Gli appassionati da italiani, fuori, sì, da fuori. No, era, mi dicevo, gli appassionati italiani l'avevano poi potuto rivedere, diciamo, in pista
alla Transborgaro, era il 2013 quando era tornato a correre in Italia, nella categoria anni 80, insomma è stato un bel modo per rivederlo in pista, con Suzuki tra l'altro in quell'occasione lì, e un personaggio appunto che ha dato tanto. Ha dato tanto per quanto fatto, un po' come abbiamo detto all'inizio di questa diretta, un po' scavezzacollo agli esordi, quasi giusto che fosse, essendo un giovane, poi durante la sua carriera si è riuscito più a profilare, diciamo. Diciamo che i famosi schiaffoni che si vocifera che vengono dati da Sylvain a Eric in quel pomeriggio del 26 aprile dell'81, dopo il fattaccio con Michele Rinaldi, forse gli diedero quella sveglia per dire ok, magari è meglio che diventi un po' più tranquillo e comunque andare se servirono per fare poi la storia, ecco, per diventare quello che è diventato un numero uno. Però è bello questo episodio qua che hai raccontato, perché vuol dire che era anche uno sport in cui c'era molto più rispetto, cioè adesso un po' le famiglie diventano quasi il tuo clan e ti difendono spada tratta. Quel momento lì invece il tuo fratello è il primo che ti prende a sberlone lì, oh ripigliati, cioè non è che si fa così, eh? Sì. Roba di clan, è roba di un altro periodo, cioè qua... cose che non vedremo mai più, forse. Esatto. Un altro mondo, assolutamente. Però sono cose che sempre, diciamo, bello, anche se parla di schiaffoni in questo caso qua, ricordare, perché fa capire, si può tornare indietro nel tempo a motocross, che appunto è lontano ormai più di 40 anni, però ha scritto sì. Mondo quasi sono i valori su cui ancora fortunatamente riusciamo a tenere il nostro sport, anche se un po' alla volta, come tutti, per certi frangenti sta scappando da queste, diciamo, vecchie usanze, però diciamo che la struttura su cui costruiamo ancora un po' la nostra reputazione. Sì, tra l'altro adesso ti aggiungo qua il commento di Enzo Tempestini, che tra l'altro saluto, dove aggiunge che Eric ha fatto parte per alcuni anni dell'organizzazione della tappa del Mondiale a Lommel insieme a Stefan Evers, quindi giusto appunto, ringrazio Enzo per questa informazione in più che ci sta, appunto a riprova comunque della passione e del fatto che Eric era rimasto, diciamo, nel mondo del cross in maniera un po' diversa, ecco, insomma, senza magari fare come hanno fatto altri, aveva deciso appunto di stare un po' più in sordina, però comunque a suo modo, come detto, come scritto poco fa da Enzo, era rimasto presente. Quindi più o meno, diciamo, questo è quanto. Ho cercato di fare un sunto, di essere più veloce possibile, che ecco, perché dopo le ultime dirette mi ero ripreso orecchie, quindi sono andato un po' spedito e il giusto, ricordati sempre che per aggiungere un altro episodio siamo sempre in tempo. Poter parlare, in questo caso appunto avevamo deciso questa giornata qua, questo lunedì, e mi sembrava mi sembrava giusto il riferimento. Intanto Matteo ti ringrazio anche di aver posto risoluzione al problema che avevamo incontrato, diciamo, poco tempo fa, pochi minuti fa, prima di partire con la diretta. Dovevamo essere su Instagram, lo ribadiamo, siamo finiti su StreamYard. Matteo, ti ringrazio, lascio chiudere a te, perché tanto la diretta è la tua. La chiudiamo, grazie a tutti gli appassionati che ci hanno seguito per questa diretta così improvvisata, appuntamento alla prossima diretta, magari ne facciamo un'altra di nuovo qua. Che dici? Sì, quando abbiamo un attimo di tempo che riusciamo a ritagliarci un attimo, sempre volentieri. Grazie a te, sì, Matteo. Un saluto a tutti gli appassionati e a presto, alla prossima. Buona serata. Mi chiedo sempre come fai a sapere te di più di certi anziani, tu che sei più giovane di tutti noi, tra le altre cose. Tra me e altri che ti seguiamo sei più giovane di noi e sai cose più vecchie di noi, e cose di ascoltare anche i racconti di chi ha vissuto direttamente, di chi magari ha incontrato anche questi grandi campioni, e di tramandarli, ecco, perché comunque credo tramandare gli aneddoti, ma questo è un ruolo fondamentale, perché
queste persone che sanno le storie, dei piloti che se tu vai a certi eventi li trovi, se conosci un po' sottobosco, sono quei piloti che c'erano, magari non erano i campioni del mondo, magari non erano, però erano lì, erano nei primi 10, nei primi 15, e loro sanno, e loro ti raccontano. Però se noi le portiamo a casa noi, questi, come faranno loro a tramandarli? Noi siamo il tramite per passarli alla generazione successiva, se no andranno persi. La cosa bella della passione è questa, che dove non arriva uno, arriva l'altro, e poi si mettono insieme tante cose, tante aneddoti, e questa è la cosa più bella, ecco, in questi anni che ho potuto notare e constatare. Quindi grazie per... Anch'io nei miei ultimi video, che come hai visto sto iniziando a tentare di portare qualcosa su YouTube, magari delle piccole storie di motociclette un po' particolari, io sono il primo a dire: ragazzi, se dico qualche cavolata nei commenti, io non banno nessuno, cioè, perché se qualcuno ne sa più di me, cioè io... È come te, a volte tiriamo fuori le informazioni andando a rovistare, guardando vecchie riviste, guardando su internet, ma tante volte ci sono delle imprecisioni, delle cose. I commenti sotto, se sono fatti con, diciamo, con rispetto e con... sono sempre utili. Io non mi sentirò mai di dire a uno che sotto mi scrive così e così e cos'ha, io gli metterò sempre un pollice, un ringraziamento. Perché se sono fatti con educazione e con rispetto e comunque aggiungendo un tassello a quello che mi manca, per me sono un'informazione utile. Siamo così, sicuramente non avremo mai degli haters sotto, perché se noi ci poniamo con questo è quello che sappiamo, se sotto c'è il commento che ci dice una cosa in più e noi gli diciamo grazie, oh bella, questa non la sapevo, invece al posto di tentare di sviare come se fossimo gli imparatori di tutto, anzi. Assolutamente, condivido ogni parola di questo tuo pensiero, perché appunto si racconta degli anni 80, 90, 70, insomma di storie che hanno una grande componente umana, e per quello che secondo me, almeno per me, hanno grandissimo fascino. Va bene, però c'è sempre da scoprire qualcosa in più. Io mi metto sempre dalla parte di chi deve imparare, perché credo che sia la cosa migliore. Calmo, la nostra missione nell'aria.